Signori e signore, buongiorno o buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando state guardando questo video. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, come letto dal titolo, come starete sicuramente notando, sono tornato. Anche se poi in realtà effettivamente non è che me ne sia mai andato, cioè, attenzione, mettiamo un attimo i puntini sulle i. Però insomma, come ve lo posso dire, non tocco una videocamera da circa 3 settimane/4. Quindi devo anche un attimino riprendere l'abitudine su come si utilizzi, anche perché non me lo ricordo più. Ma ovviamente sto scherzando. Però tra una cosa e l'altra, tra vacanze, tra lavori che ho fatto, ma dopo vi vado a raccontare, e tutte queste cose varie, non sono riuscito fisicamente a toccare questa videocamera. Anche se poi effettivamente voi video li avete visti durante l'arco di queste settimane, perché me li ero già pre-registrati e appunto pubblicati settimanalmente qui sul canale. Quindi detto questo, vi vado a raccontare un po' di robettine subito dopo la fantasmagorica sigla. Molto bene, quindi finalmente rieccoci qui tornati. Come state? Spero tutto bene. Io grosso modo tutto ok, se non per il fatto che ho tipo un occhio gigantemente più gonfio rispetto all'altro. Non so per quale motivo, ma insomma dovrò scoprirlo. Anche se qualche motivazione me la potrei anche dare, perché ho fatto delle cose, ma adesso vi spiego. Prima di cominciare, naturalmente vi invito a lasciare un bel pollice in su esattamente qui sotto, così come una bella iscrizione nel caso siete nuovi. E poi naturalmente seguitemi su tutti quelli che sono i miei social. Questo anzitutto premetto che non sia un video super mega innovativo che parla di cose, cioè, oddio, parla di cose interessanti, però comunque è una sorta di video di ripresa, video in cui vi vado a informare un po' di cose, visto che la stagione, tra virgolette, era iniziata, visto che siamo a settembre, visto che è un po' ripartito tutto quanto. Ma che poi sapete cosa? Mi sono un po' stufato di stare in questo posto. Voglio andarmi a fare un giro e voi venite con me. E sapete quale sarà il mio strumentopolo che mi porterò dietro? Beh, proprio il mio telefono, perché sinceramente portarmi questo matasso di videocamera, anche no. Visto che anzitutto pesa troppo e non ci sono abituato, e poi soprattutto, sono onesto con voi, non mi sento molto a mio agio portarmi quella roba lì e vlog in giro. Quindi se c'è un cambio di qualità è perché appunto sono passato a queste due cose. Ma andiamo. Sì, effettivamente è vero. Ho appena speso quasi 2 euro per fare solamente questa clip. Non ha molto senso, però oggi è la settimana in cui comincia una roba eco-friendly, quindi utilizziamo i monopattini elettrici e vamos. Allora, sicuramente magari qualcuno di voi si potrebbe domandare dove sto andando. La risposta è che non lo so. Però mi sono appena accorto che il microfono non ha registrato una roba come 20 minuti di io che parlavo come uno scemo. Ma va bene così. Peccato perché questo microfono che sto utilizzando è un po' particolare. Non l'ho mai provato, è la prima volta effettivamente. Quindi insomma, non si finisce mai di sperimentare cose. Io intanto sto facendo tutta questa incredibile salita. Non chiedetemi il perché, ma... mi sembrava molto carino come posto. Cioè io per dire no. Mi sono fatto tutta sta salita inutilmente, perché il posto che volevo insomma è occupato. Bene, adesso scendo. Cioè, per farvi capire un attimino la questione varia, ho messo il grandangolo perché almeno rende un pelino meglio la questione. Sopra non ci faccio niente, soprattutto a casa non ci ritorno prima di stanotte. Effettivamente non so perché mi vengano in mente di fare queste cose, soprattutto questi video, però mi sembrava una cosa carina, no? Ed è proprio in questi momenti che rimpiango il fatto di non essermi portato un cavalletto dietro, perché in questo momento mi sarebbe molto servito. Tanto spero che si veda bene, il microfono acceso, boh, spero di sì. Ok, quel posto lì non mi piaceva, ci stava un signore e non mi piaceva. Ah. Sostanzialmente sono stato via per una roba come 2 settimane effettivamente. Nelle altre 2 successive mi sono dedicato completamente a lavorare, a sistemare il luogo in cui sto. Ancora in realtà non ci ho fatto un video vero e proprio su tutta la postazione e quant'altro, perché stavo appunto aspettando questo momento di sistemare tutto. Ho dato una sistemata generale, ho dato il bianco, ho fatto un po' di cose in realtà potenzialmente non avevo mai fatto. E quindi questo in realtà mi ha tolto parecchio tempo, più di quanto effettivamente mi aspettassi. E ho lavorato soprattutto come un ciuccio, che forse è stata la parte meno interessante, ma sicuramente più... insomma, almeno mi sono impegnato il tempo e non ho oziato come non so cosa. Anche se effettivamente non mi sarebbe dispiaciuto poltrire sul divano, però va bene. Quindi chiaramente, a parte questo, ho dato una sistemata anche in generale a tutto quanto, soprattutto in preparazione al video che teoricamente dovrebbe uscire tra un po', sulla mia postazione, quant'altro, i cambiamenti che ho fatto, eccetera eccetera, visto che ancora fondamentalmente non ve l'ho mostrata. E quindi niente, questo ovviamente avverrà sicuramente in prossimi luoghi, anche perché ho intenzione di fare diversi video con voi. Non l'ho appositamente finita tutta quanta, perché appunto vorrei magari fare qualche serie dedicata, oppure insomma raccontare con voi cose. In realtà è anche il motivo per il quale la scorsa settimana non sono uscito
video, però insomma mi sono tenuto quella settimana come vacanza, anche se per realtà alla fine ho lavorato 7 giorni su 7 tutti i giorni dalla mattina, insomma è stato un casino. Però è stato molto figo perché è stata una settimana in cui ho utilizzato un sacco i monopattini elettrici per spostarmi, cosa che in realtà non faccio quasi mai, e si è anche attivato il grandangolo, fantastico. Credo che effettivamente ha un fascino registrare col grandangolo, soprattutto con la qualità dell'iPhone, che onestamente non so come possa essere, perché io comunque direi di alzarmi perché mi stanno cominciando a mangiare le zanzare e soprattutto le formiche stanno cominciando a prendere il sopravvento. Ripeto, è molto strano, fa una sensazione molto strana registrare così, però devo prenderci un attimo l'abitudine. Potenzialmente potrei prendere quel monopattino lì per andare via, ma non lo so, non ne sono pienamente sicuro. E quindi niente, quindi il senso di questo video in realtà è un po' così, un po' per informarvi, un po' per fare qualcosa di diverso, sperimentare anche io di fare video in esterno, visto che non ne faccio quasi mai. E in realtà la cosa mi dispiace, perché guarda qui, natura su natura e su natura. Ok, devo dire che è stato parecchio curioso, perché io sto utilizzando questo microfono qui, no? Che ha delle sembianze un po' strane, fortuna che è piccolo. E prima sono tipo passate una roba come 3 camionette della polizia, 2 macchine, che in realtà sono dei carabinieri, visto che tipo qui da qualche parte ci sta una scena, non so, c'è qualcosa. Calà, manco il tempo di dirlo e ne è passata pure un'altra. Fantastico. Che in realtà, per carità, non è che ci siano problemi di alcun tipo, però effettivamente con questo microfono, con il telefono, sembra che abbia in mano qualcos'altro, ecco, non... penso abbiate capito. Ecco, là ne è passata un'altra. Comunque nel caso va bene. Intanto godiamoci un po' la visuale, la mistica visuale. E tipo lì da qualche parte ci stanno cose dei carabinieri, vabbè insomma. Tipo giù di là dovrebbe esserci il mare. Ah no, scherzo, abito a Torino. Per quanto riguarda invece tutto il resto, quindi streaming su Twitch, che tra l'altro faccio e presto ritorneranno, se non mi seguite ancora lì fatelo, mi raccomando, perché ci si diverte, facciamo cose, parliamo, insomma venite a seguirmi. Beh, anche quelle appunto ripartiranno presto, visto che per una cosa o per l'altra non sono riuscito a far praticamente nulla, visto che non avevo una postazione, avevo uno scatolone letteralmente in cui a malapena riuscivo ad accendere il PC, figuriamoci metterci a streamare con tutto quel casino, insomma. E quindi per quel motivo ho dovuto mettere in pausa un po' tutto, ma anche di quello ripartiremo, non temete. Ora però, per gentil concessione, visto che abbiamo fatto la nostra chiacchierata, abbiamo fatto un po' di robe, vi direi che è anche giunto di tornare a casa, rigorosamente prendendo il monopattino, ovvio. La vera domanda, secondo voi, il monopattino che ho lasciato prima, ci sarà ancora? Secondo me no. Giù di là. Eccolo. Tutto completamente in discesa. Però adesso metto le mani sui freni, eh. Tra l'altro, quanto è dannatamente complesso andare su sti cosi con una mano. È una roba assurda, però Link monopattini promossi. Anche se non è una sponsorizzazione, adesso devo mettere le mani altrimenti mi ammazzo. Decisamente un ottimo compagno. Bravo. Tra l'altro veramente sti monopattini qui di Link sono una roba assurda. Li preferisco di gran lunga rispetto a magari diversi altri brand che ho provato. Anche se effettivamente dovrei comprarmelo uno di questi aggeggi molto simpatici. Certo, ovviamente se usati con prudenza e tutte le cose che ne conseguono. Adesso basta, il giretto ce lo siamo fatti, ci siamo divertiti, abbiamo utilizzato il monopattino, abbiamo fatto i bravi cittadini utilizzando mezzi ecologici. E adesso basta, me ne vado a casa. Naturalmente che fai? Te ne privi di andare anche in farmacia dopo che sei tornato a casa, perché c'hai tipo un occhio 800 volte più grosso dell'altro? E no che non te ne privi. E vai, 14 euro che se ne vanno. Perfetto. Quindi in sostanza rieccomi ritornato a casa, anche se in realtà dall'ultima clip è passato un giorno, ma quello poco importa. La situazione dell'occhio in realtà ancora è un po' così, anzi in realtà è un po' peggiorata. Purtroppo ancora non so di preciso che cosa possa essere, ma insomma presto lo scoprirò, almeno quella è l'idea. Spero che comunque ad ogni modo questo mini video, adesso non so quanto sia durato, anzi in realtà stavo incominciando un po' a editarlo, ma spero che comunque vi sia piaciuto. È stato effettivamente un po' diverso dal solito, però insomma ogni tanto ci sta un po' variare. E anzi quasi sicuramente penso che farò altri video di questo tipo, in cui magari vi parlo di cose, facciamo direttamente cose, vi porterò qui con me, magari utilizzando sempre il telefono, magari utilizzando la grandangolo, perché ho visto che effettivamente io ho palesemente la faccia addosso alla videocamera. Però insomma sono un po' le prime armi e questo è un po' un esperimento. Ad ogni modo spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto l'abbiate trovato interessante. Dopo questo video naturalmente ripartiremo con unboxing, gadget, cose varie e altre robettine molto interessanti. Quindi naturalmente vi ricordo, mi raccomando, di lasciare un bel pollice in su esattamente qui sotto per farmi capire che questa serie vi piace. Magari lasciatemi un commentino con un vostro pensiero su questa tipologia di video. E niente, vi ringrazio per la visione, noi ci becchiamo poi sempre alla prossima. Vi saluto, ciao a tutti.